Ciao a tutti da Marco Domenico, il vostro consulente musicale preferito. Questo è proprio lui, John Barry, quello delle colonne sonore di James Bond. Metà anni 60 con Beat Girl. Chi è che ha preso questa chitarra? Vediamo, se indovinate. L'ha trasformata, l'ha rallentata e ci fece un pezzo che spaccò. Alla fine degli anni 90, primi 2000, esponente forse il più importante DJ del Big Beat, un certo Fatboy Slim. Il titolo era Rockefeller Skank. Fatboy Slim. Lui è stato più bravo degli altri perché ha preso la chitarra e l'ha veramente modificata. Quasi irriconoscibile la chitarra originale di John Barry 7, di Beat Girl. Eccola qua. Ha rallentato moltissimo i giri intanto. Quasi irriconoscibile. Solo le orecchie più smaliziate e attente, i DJ consumati, possono riconoscere il riff di chitarra preso da John Barry 7, Big Girl da Fatboy Slim. Infatti Fatboy Slim è quello che forse più di tutti riuscì a qui per un attimo ho messo sotto l'originale per farvi capire. Dicevo, Fatboy Slim è stato forse quello che ha avuto più successo nel fare questo tipo di operazioni, sia a livello di vendite che di critica. Perché Fatboy Slim, alias Norman Cook, era in realtà un bassista, un musicista, che iniziò la sua carriera con gli House Martins, anni 80, fine 80. Poi formò un gruppo chiamato Freak Power e poi decise di diventare un DJ. Sotto ho inserito per un attimo la chitarra originale di John Barry 7, grande compositore dei film di James Bond. Questo è l'ultimo pezzo della puntata dedicata ai campionamenti, ai loop, ai sampler, dove i DJ svelano i loro segreti, dove hanno creato un vero e proprio filone negli anni 90, ma anche prima. Originale. Campionamento. Era un po' pazzo Norman Cook, ma geniale. 120-130.000 persone riunivano le spiagge di Brighton ai suoi concerti, i suoi DJ set. E questa era la fine delle puntate Fatboy Slim, Norman Cook contro John Barry 7. Ogni mattina un ospite di rilievo. Con noi oggi Marco Domeniconi.